Oggi mi trovo qui a Lugano, in una città quasi deserta, come solitamente lo è tutte le domeniche, in quanto gli esercizi commerciali sono chiusi. Tuttavia oggi è una giornata particolare, perché ci troviamo alla vigilia di un evento di portata internazionale, l'Ukraine Recovery Conference. Questo significa che nelle giornate di domani e dopodomani, 4 e 5 luglio 2022, verrà ospitato una conferenza dove politici provenienti da tutta Europa, ma anche dall'Ucraina, discuteranno il piano di ricostruzione post-bellico del paese. In questo video vi voglio far vedere tutte le misure di sicurezza che sono state implementate e che stanno venendo ultimate intorno alla zona dove sono previsti i lavori per la conferenza. In particolare la zona della conferenza sarà il Palazzo Congressi, dove ora vi sto portando. Quella zona è assolutamente inaccessibile al pubblico e solo personale accreditato, quindi giornalisti e membri dei governi, possono accedere a quell'area. Come potete vedere, all'interno del perimetro delimitato da quelle boe di segnalazione, le barche non possono entrare. E c'è una pattuglia che vigila su questo specchio d'acqua per evitare che chiunque vada a violare il perimetro delimitato. Sul lungo lago stanno ormai finendo di smantellare le bancarelle del Biker Festival, un evento dedicato alle moto e ai motociclisti che è venuto quasi in sovrapposizione alla conferenza per l'Ucraina, e questo ha anche generato qualche polemica. Qui dietro di me vedete l'ingresso del Parco Ciani, normalmente sarebbe stato aperto ed accessibile, ma in questo punto inizia l'area di delimitazione della zona ad accesso limitato, dove di fatto avverrà la conferenza. Qui alle mie spalle c'è il luogo dove si terrà la conferenza del 4 e il 5 luglio. Come vedete, anche se non è ancora iniziato nulla, la zona è molto presidiata e transennata. Non si può assolutamente avvicinarsi al centro congressi e ci sono praticamente ovunque addetti al controllo di questa zona. L'evento è decisamente ben coperto anche dalle televisioni nazionali. Questa strada verrà completamente bloccata e stanno ultimando la posa delle transenne e delle barriere antitraffico. Nella parte est di Lugano, il fiume Cassarate è il confine naturale che delimita l'area circoscritta della conferenza. Qui alla foce del Cassarate, sul lago di Lugano, il confinamento assume un aspetto un pochino più forte. È stato messo del filo spinato per evitare l'accesso ai bagnanti ad una zona balneare che si trova proprio qui davanti. Qui si conclude il mio giro intorno all'area blindata dell'Ukraine Recovery Conference di Lugano. Al di là delle opinioni che ognuno può avere su questa conferenza e sull'opportunità di farla proprio qui, ritengo che questo evento sarà per Lugano un'importante cassa di risonanza, perché da qui uscirà quello che può essere definito il piano Lugano per la ricostruzione dell'Ucraina. Come al solito, questo è tutto. Quindi qui da Lugano non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento ad un prossimo video.